Buonasera, salve. Sono molto felice di vedervi così numerosi, perché questa è la seconda lezione magistrale, se è la prova del fuoco. La prima è andata benissimo e la seconda altrettanto bene. Quindi grazie per la vostra presenza. E come voi sapete, la prima lezione aveva come tema le indicazioni geografiche, i marchi collettivi. Questa seconda tematica è una tematica altrettanto calda, altrettanto importante per noi operatori di questo settore. Parleremo del brevetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti. Come vedete, alla mia destra il nostro relatore, il magistrato e presidente del Tribunale di Aosta, il dottor Massimo Scuffi, il nostro componente della Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed ancora rappresentante italiano nel Legal Group del team del Preparatory Committee del Tribunale Unificato dei Brevetti. Piccole notazioni sulla nostra attività di formazione. Voi sapete che per noi l'attività di formazione è un must. L'attività di sensibilizzazione su questa materia così tecnica, alcune volte ostica, è determinante alla nostra missione. Noi realizziamo tantissimi seminari, convegni, attività che sono mirate e sono calibrate sui target diversi. Abbiamo fatto 230 cicli seminariali con la Confindustria l'anno scorso, abbiamo fatto degli interventi con la pubblica istruzione per educare i nostri ragazzi alla tematica della proprietà industriale e stiamo facendo attività di sensibilizzazione e diffusione della proprietà industriale con le associazioni dei consumatori. Insomma, il target viene ricompreso a 360 gradi, tutti gli interlocutori, tutti i nostri stakeholder. E la nostra accademia, l'Accademia dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è anche un programma, un'attività di formazione, di alta formazione, consentitemi di dirlo, e i relatori che noi abbiamo dimostrano concretamente che parliamo veramente di grande livello professionale, perché quello che vogliamo fare è alzare sempre di più, crescere nella professionalità in questa tematica, in questo ambito che diventa sempre più importante per tutti noi, per le nostre imprese, per le nostre aziende. La proprietà industriale deve diventare, lo è, ma deve sempre più diventare leva strategica di competitività del nostro asset economico, del nostro asset industriale. Veniamo un po' alla nostra tematica, la tematica che tratteremo oggi. Oggi parliamo, come vi dicevo prima, vi annunciavo una tematica calda, è stata travagliata questa tematica, è stata discussa molte volte, si è parlato pro, si è trattato contro. Il brevetto unitario sarà, da molte parti si diceva, è una leva importante, competitiva e strategica, sarà veramente un grande successo e molto importante per le nostre imprese. Devo dire che è prevalsa anche nel nostro ambito questa linea, questa tendenza, abbiamo studiato e in realtà lo Stato italiano ha aderito tanto al Tribunale Unificato nell'anno 2013 quanto più recentemente alla cooperazione rafforzata. A settembre dello scorso anno abbiamo fatto questo passo molto importante. Devo dire, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, abbiamo seguito passo passo insieme alla dottoressa Marzetti, che ringrazio. Il nostro sottosegretario, il precedente sottosegretario, Simona Vicari, è andata alle Camere, alle commissioni parlamentari, a spiegare un po' tutte le problematiche legate all'adesione a questo brevetto unitario e devo dire che il Parlamento con la propria risoluzione ha detto sì. E quindi anche noi siamo il 26esimo paese che ha aderito alla cooperazione rafforzata. Devo dirvi, l'Italia è un grande paese e non poteva sinceramente stare un passo indietro. Doveva necessariamente esserci e ci siamo. E affronteremo tutte le problematiche, l'abbiamo affrontato, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per far sì che le piccole e medie imprese abbiano tutti i vantaggi economici che possono derivare da questo strumento. Sicuramente anche dal Tribunale Unificato avremo dei vantaggi, avremo dei contenziosi che verranno accentrati in un unico grande tribunale.
che sarà un organismo sovranazionale formato da un parterre di giudici internazionali di grande respiro. Avremo giudici italiani, giudici togati, giudici tecnici. E questo è importante perché in realtà è anche una garanzia che nell'ambito dei nostri contenziosi vi saranno dei giudici preparati, quali sono i nostri giudici, tanto essi togati quanto essi tecnici. Vi do soltanto dei dati che riguardano chi è stato selezionato, chi è stato reputato idoneo. Ecco, nel comitato preparatorio abbiamo avuto una selezione e sono risultati idonei 34 giudici togati italiani e 50 giudici tecnici, quindi un importante numero. Molto probabilmente le selezioni saranno riaperte, quindi avremo la possibilità di partecipare noi italiani magistrati in maniera massiva. Avremo una sede di primo livello, appunto, che verrà dislocata tra le diverse sezioni, Londra, Parigi, Berlino. Avremo un secondo tribunale di seconda istanza nel Lussemburgo e anche a Milano ne avremo una sede locale. Il governo italiano sta lavorando affinché la sede si avrà sicuramente, quindi avremo la possibilità di avere anche una sede di questo particolare ed importante organismo sovranazionale in Italia. Ed avrà sicuramente i suoi successi, darà i suoi frutti a tutto l'indotto. Bene, concludendo, perché non voglio togliere spazio alla relazione del nostro Massimo Scuffi, voglio dire che l'Accademia, questo momento di confronto, non è soltanto Accademia, non vorrei passare dall'accademicità, dai titoli, no? Alla concretezza. Io vorrei che da queste sessioni di lavoro nascono quelle che saranno poi le soluzioni, le proposte che noi come ufficio potremo adottare e voi come operatore del sistema potrete adottare. Facciamo squadra, creiamo quella rete quella che noi vorrei mutuare anche questo concetto. Avete sicuramente presente il concetto di rete di imprese, io vorrei mutuarlo nell'ambito della pubblica amministrazione e con voi stakeholder. Facciamo squadra, lavoriamo insieme, cerchiamo quelle soluzioni che sono le migliori per il nostro sistema economico. E adesso lascio la parola al nostro presidente del Tribunale di Aosta. Grazie. Sì. Grazie, buongiorno a tutti. Io cercherò ringrazio naturalmente anche la cara amica, se posso così dire, Loredana Gulino, ecco, per questa opportunità, ecco, per questi incontri che sono, penso anch'io, molto importanti per la formazione e l'aggiornamento professionale, ma anche per conoscere certe novità, e questa sicuramente una novità nel panorama internazionale, anche se sono 40 anni che si tenta di arrivare a raggiungere questo obiettivo quasi completamente, diciamo così, ottenuto, raggiunto, perché si discuteva di questo tipo di brevetto, cioè di un brevetto unitario, fin da dopo la stipula della Convenzione Europea dei Brevetti, la Convenzione di Monaco. Quindi già nel 74-75, subito dopo il 73, adesso vi farò alcuni flash su questa evoluzione lunghissima. Io entravo da poco in magistratura e si trattava del brevetto europeo e già da allora si iniziava a parlare di questo sistema che avrebbe dovuto unificare qualcosa che unificato non era, perché come sappiamo il brevetto europeo è un brevetto unitario nel rilascio, perché naturalmente ha tutto un sistema anche di procedure interne, di esame, di contenziose interne, che diciamo così sono destinate appunto ad ottenere questo titolo europeo, ma dopo il rilascio non è più unitario, ma abbiamo solamente un brevetto che si smembra in tanti paesi quanti sono quelli che sono stati indicati nel brevetto. Quindi abbiamo un titolo che è un insieme di frazioni nazionali soggetti alla legislazione e alla giurisdizione di ciascuna frazione. Quindi si può avere il brevetto, caso che i giudici della proprietà industriale, che si sono sempre occupati, io stesso quando mi occupavo della materia, sono stato per tanti tempi un giudice di sezione specializzata, anche 20-30 anni fa, si discuteva se la frazione italiana era valida o meno, si poteva annullare il brevetto europeo che però sopravviveva negli altri paesi dove questa frazione non era stata, diciamo così, impugnata o non era stata contestata. Quindi noi abbiamo assistito con il brevetto europeo a tutta una serie di tentativi per unificare nelle stesse prassi giurisprudenziali. Chi non ricorda tutte le cosiddette
cross border, tutta la difesa cross border inaugurata dagli olandesi che cercava di, sulla base di un'unitarietà di base del brevetto europeo, una supposta unitarietà di base, di poterlo tutelare in vari paesi, proprio per evitare questo aspetto di frazioni separate, ora tutelate da una parte e non tutelate dall'altra. Allora si diceva, ma tutto sommato per un brevetto che nasce unico, facciamo finta che sia unico fino alla fine, quindi cerchiamo di tutelarlo in tutta Europa in questo sistema. Questa prassi di tutela cross-border, di queste strategie, poi tra l'altro sono state annullate, invalidate dalla Corte di Giustizia in due famose sentenze che ha detto no, guardate, il brevetto europeo ha ribadito, sono proprio, è un insieme di brevetti nazionali, quindi non potete considerarlo unitario. Quindi primo punto dal punto di vista della protezione molto limitativa per quello riguarda una protezione europea del brevetto. E poi anche per lo stesso approccio che avevano i giudici, perché evidentemente anche se tutta la legislazione industriale, grazie alla direttiva Enforcement, i TRIPS ancora è stata, diciamo, è abbastanza, diciamo, armonizzata in tutti gli stati, però insomma ci sono certi approcci interpretativi che sono diversi, perché evidentemente l'approccio dello Stetsvart o altri aspetti che riguardano, diciamo, la valutazione dell'inventività e cose di questo genere probabilmente possono avere, no? Non parliamo poi in Italia dove c'è una, attraverso il consulente tecnico spesso un rigore molto maggiore di quello che c'è in altri paesi, quindi si verificavano queste discrasie che portavano quindi insicurezza, e questo è il punto poi di base, insicurezza all'impresa che evidentemente aveva bisogno di avere un titolo protetto da tutte le parti. Protetto però non con l'utilizzo delle giurisdizioni nazionali. Questo è stato un punto fermo che noi pure abbiamo avuto, perché chi ricorda e chi sa, i marchi, i modelli, i disegni comunitari hanno un sistema internazionale, ma sono gli stessi giudici nazionali, tribunali dei marchi, dei disegni e dei modelli comunitari, che operano per questa difesa, che viene data anche qui una difesa universale per questi segni. Ma l'impresa non ha mai voluto questo, non ha mai voluto che ci fossero il giudice di un tribunale, non so, di Malta o della Turchia, tanto pare, che potesse annullare in via riconvenzionale dei titoli così importanti come il brevetto. Un conto è il marchio, un conto è il brevetto. Quindi occorreva, diciamo così, impostare una giurisdizione sovranazionale. Ci sono stati, vi dicevo, dei passaggi molto importanti che nascono dall'accordo di Lussemburgo del 1989, dove appunto vi sono quei suggerimenti processuali che verranno poi utilizzati per il sistema di tutela dei marchi, modelli e dei disegni comunitari, suggerimenti che vengono appunto proprio da questo accordo di Lussemburgo, l'accordo di Lussemburgo che istituiva i cosiddetti tribunali dei brevetti comunitari, che poi sarebbero state le future sezioni specializzate italiane, perché l'Italia ratificò questi tribunali, non depositò poi gli strumenti di ratifica, lei come tanti altri paesi. Però ci sono questi passaggi che si cerca appunto di addivenire a una giurisdizione utile. L'accordo di Lussemburgo prevedeva ancora le corti nazionali, ma prevedeva la cosiddetta COPAC, cioè Common Court of Appeal, che era una corte unica multinazionale che avrebbe dovuto controllare dall'alto, fino ad arrivare nel 2000 alla proposta di brevetto comunitario che contiene anche questi elementi di base che staccano dalle giurisdizioni nazionali la tutela e individuano delle corti sovranazionali che devono gestire e devono, diciamo così, tutelare questo futuro, allora si chiamava ancora brevetto comunitario. Quindi sono previste anche qui delle corti, degli organismi, voglio dire, che staccati dalle giurisdizioni nazionali e che appunto avrebbero dovuto trattare e affrontare tutte le controversie che riguardano quello che allora veniva chiamato il brevetto comunitario, sia per quello che riguarda la contraffazione, sia per quello che riguarda la validità.
Naturalmente poi si inseriva l'accordo di Nizza, che veniva a modificare anche la struttura giurisdizionale, diciamo così, nelle materie specializzate, prevedendo delle sezioni specializzate presso il Tribunale di primo grado, che avrebbe dovuto fungere da organo di appello di queste sezioni specializzate, e quindi si cercò di inserire tutto questo discorso in ambito comunitario. O europeo si direbbe adesso, cioè di avere delle sezioni che si occupano di tutela di questo futuro brevetto comunitario, ancora si chiama comunitario, ma come organi, come sezioni che provengono come distaccate del Tribunale di primo grado. Quindi il discorso va avanti. In contemporanea vi sono dei lavori a cui l'Italia purtroppo è sempre stata assente, non ha mai voluto partecipare, adesso vi dirò perché, dei lavori che riguardano European Patent Litigation Agreement, cioè dei lavori collaterali a cui l'Italia purtroppo non partecipò, che anche lì cercavano di trovare non solo una giurisdizione sovranazionale, ma anche un regolamento di procedura unitario. E procedevano in parallelo anche questi lavori. Ripeto, tutti questi, l'Italia, diciamo così, riuscì mai a trovare un punto di incontro nelle delegazioni che si venivano a formare fin dal 2000, quando vi ho parlato appunto di questo accordo, non di questo accordo, di questa proposta di brevetto comunitario che è del 2000, perché è lì che veniva prospettata la possibilità di, quello che avrebbe portato poi al London Agreement, la possibilità di usare le tre lingue e solo le tre lingue, cioè di evitare la nazionalizzazione paese per paese, quindi costi di traduzione, che sono sempre alti, perché non è detto che si traduca il brevetto europeo per tutti i 25-26 paesi d'Europa, ma magari sono 7, 8, 9, però calcolando che ci vorranno 5, 6, 7 mila euro, adesso non lo so, cosa si moltiplica per tutti, quindi ha un costo. Quindi lì si voleva, e nasce da lì nel 2000, questa proposta a cui l'Italia non aderì, di usare le tre lingue, cioè una lingua dell'ufficio e poi le altre due per le rivendicazioni. Sulla base di questo sarebbe stato valido il brevetto per tutta l'Europa. Quindi nasce dal 2000 questo. L'Italia, ripeto, non aderì nemmeno la Spagna, perché loro propendevano per quello che si chiamava l'English only, cioè solo l'inglese e non le altre due. Naturalmente questo era seguito dalla Spagna, questo portava invece all'opposizione gli altri paesi, soprattutto Francia e Germania, che volevano queste tre lingue. Quindi l'Italia seguiva a fianco questi lavori, ma, ripeto, non ebbe mai parte attiva in tutto questo. I lavori procedevano, vi ricordavo appunto questi passaggi evolutivi, fino a che si arrivava alla creazione di questo draft modello giurisdizionale, ripeto, che prevedeva delle corti locali e delle sovranazionali per discutere, diciamo così, per trattare queste questioni. Si arrivava a questo draft nel 2009, questo nuovo modello giurisdizionale, siamo ancora nel 2009, dove per la verità è questo il primo passaggio dove si parla di duplicità, di divisioni locali e di una divisione centrale, che avrebbero dovuto naturalmente trattare delle questioni complementari come sono quelle della contraffazione e quella della validità. Ancora allora si parlava di due tipologie di brevetti, cioè il brevetto comunitario e il brevetto europeo. Queste soluzioni, questo progetto è definito il compromise paper, perché mi pare è avvenuto sotto la delegazione portoghese in quegli anni, perché si cercava di mettere insieme quelle due cose, cioè di dare una tutela unitaria sia al brevetto europeo sia al futuro brevetto comunitario. Questa è stata poi la via che è stata seguita. Non si parla più di brevetto europeo e di brevetto comunitario, o meglio, si parla di brevetto europeo ad effetto unitario, che è il passaggio finale, cioè che porta l'unità del sistema,
non solo nella fase di rilascio, già c'era e già c'è, ma anche nella fase della protezione, perché quello che voleva l'impresa e quello che probabilmente vogliono tutti è di avere una protezione uniforme in tutta l'Europa. Attuare una protezione uniforme in tutta l'Europa non è semplice. Diciamo subito che questo draft, prima che venisse poi attuato l'accordo è del 2013 e ci fossero i regolamenti del 2012, era stato proposto per la compatibilità alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia aveva dato un parere negativo, e abbiamo ancora il parere negativo di questo sistema da parte della Corte di Giustizia, la quale diceva: ma questa è una Corte internazionale, noi dobbiamo cooperare con i giudici. Qui ci sono dei regolamenti, diciamo così, europei, quindi dei regolamenti che sono sotto il vaglio di compatibilità anche rispetto alle leggi nazionali da parte della Corte di Giustizia, quindi bisogna che ci sia questa interazione con la Corte. E l'accordo, e questo draft, che poi è simile a quell'accordo che ci serve, non lo prevede. Secondo, non è prevista il risarcimento del danno in caso di violazioni del diritto europeo. Voi sapete che questa è una ragione per cui è stata modificata anche la legge sulla responsabilità professionale dei giudici, che hanno aggiunto la colpa e il dolo, hanno aggiunto anche la violazione manifesta del diritto europeo e del diritto nazionale, no? Dove risponde lo Stato. E qui non c'era in questo accordo. Tanto è vero che l'agreement nei primi articoli mette a fuoco e cambia proprio in risposta a il parere negativo non vieta poi la diciamo così la predisposizione di un accordo anche se c'è stato il parere negativo, però bisogna conformarsi certamente a queste indicazioni. Quindi questo accordo appunto, quello che noi sappiamo che è entrato in vigore, questo è stato anche firmato dall'Italia nel 2013, prevede espressamente che ci sia previsto una cooperazione con la Corte di Giustizia, soprattutto tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale, in modo che la Corte sia resa edotta di quelle che sono, diciamo così, le varie criticità che possono venire in rilievo nell'ambito delle controversie giudiziarie, e prevede soprattutto una responsabilità dei giudici e 15 dello Stato. Quindi qui c'è una responsabilità solidale di tutti gli stati dell'accordo, che dovranno risarcire il danno con rivalsa interna. Quindi è stato, che era di nuovo il secondo punto, perché ripeto, non ci può essere nessuna corte in Europa che non preveda appunto questa responsabilità per i giudici qualora, diciamo, violi il diritto europeo e quindi possa creare del pregiudizio, secondo la Corte, anche ai suoi cittadini. Quindi questi principi sono stati poi, diciamo così, recepiti nell'ambito dell'accordo. L'accordo, quindi, vi dicevo, dopo questi passaggi, dopo questo draft, sia pure col parere negativo della Corte, che pure è stato modificato, è stato presentato, e in contemporanea a questa accordo, a questo agreement che riguarda il Tribunale Unificato dei Prefetti, sono stati elaborati i due regolamenti. I regolamenti sono fondamentali, riguardano il diritto sostanziale, e uno riguarda l'istituzione di questo brevetto europeo, recependo le indicazioni di quello che noi troviamo in quell'accordo del Lussemburgo del 1989, che vede. Bisognerebbe questi due accordi metterli a fianco. Non ha detto niente di nuovo questo accordo, ha recepito i principi fondamentali, e cioè che il brevetto unitario, che non può essere trasferito, licenziato, revocato, se non per tutto il territorio dell'Unione, è oggetto di proprietà e vale come un brevetto nazionale. Principi cardine, fondamentali di unitarietà, che già si ritrovano, diciamo, già dall'accordo di Lussemburgo dell'89, quando si parlava di brevetto allora comunitario. Il secondo regolamento riguarda invece il sistema delle traduzioni. Fa proprio il London Agreement e quindi ritiene che il brevetto, e questo è uno dei punti fermi di replica a tutti i detrattori di questo sistema, che sono molti, al di là dei consulenti che più o meno hanno manifestato un certo favore a questo sistema, perché io lo seguo da sempre, il mondo accademico italiano non è stato molto favorevole, cioè alcuni sono stati favorevoli, altri no. E quindi si replicava perché si ha paura dei costi, perché qui i costi possono essere, però dice sì, intanto incominciamo a vedere qual è il risparmio.
quello che può costare un brevetto europeo oggi, quelli che sono i costi di traduzione per farlo, e quello che può essere invece il brevetto unitario, che, ripeto, viene, diciamo così, è validato immediatamente una volta che ci sono le tre lingue, uno per l'intero testo e le altre due per le rivendicazioni. Quando c'è questo, questo brevetto vale senza bisogno di traduzione per tutti gli altri paesi. È stato anche fatto un accordo, mi pare proprio nell'EPO, anche per quello che riguarda i renewal fees, cioè quelli, diciamo, le tasse di rinnovo parrebbero, io questa è una materia che conosco fino a un certo punto, ma la seguo, quindi riporto anche determinati dati che parrebbero anche abbastanza più bassi di quelli precedenti. È stato seguito il sistema del True Top 4, cioè si sono scelte le medie dei quattro stati che più brevettano, che sono la Francia, la Germania, il Regno Unito e l'Olanda, e fatta la media viene 35.000 euro, come diciamo così, per tutto il corso. E parrebbe che anche questo, poi, perché tutti gli stati, per fare un sistema di questo genere, che è molto complesso, enorme, una cosa unico, perché realizza proprio la prima volta che si realizza nel campo giudiziario, diciamo così, un sistema così integrato. E quindi, voglio dire, questo, e di questo si occupa appunto il secondo regolamento, sono tutte e due del 17 dicembre del 2012. Subito l'Italia non è aderita a questi regolamenti. In realtà si ricercava c'era stata una varie sollecitazioni all'Italia, proprio per aderire ai regolamenti, non ha voluto aderire, per cui gli altri paesi hanno detto bene, stai pure da parte. Hanno detto a Italia e a Spagna, che erano sullo stesso piano, e noi facciamo la cosiddetta enhanced cooperation, cioè facciamo procediamo avanti con questa maggioranza che abbiamo noi senza di voi. Erano altri tempi, l'Italia e la Spagna impugnò questo sistema, no, impugnò questa cooperazione rafforzata. Su un motivo fondamentale, dicendo questa non è materia di cooperazione rafforzata, perché qui occorre l'unanimità, perché qui è, diciamo così, sono coinvolte le regole della concorrenza. La concorrenza è materia esclusiva, non è materia di cooperazione rafforzata, ed praticamente il brevetto crea un monopolio, quindi quando si discute di monopolio entrano in gioco principi antitrust, e quindi non ci può essere un procedere, diciamo così, solo parziale di alcuni stati. L'avvocato dello Stato ha detto che questa è una prospettazione priva di qualsiasi valenza giuridica, perché qui un conto è il brevetto e un conto è la concorrenza, anche se ci sono delle interazioni, ma soprattutto sotto il profilo negoziale, non sotto il profilo strutturale, che sono due cose diverse, e quindi rigettò il ricorso della Spagna e il ricorso dell'Italia. L'Italia si acquietò, non la Spagna, che fece un secondo ricorso. Il secondo ricorso della Spagna è molto importante perché determinò una risposta precisa della Corte al secondo della Spagna, che venne rigettato, il quale disse che invece questo è un buon sistema, è un sistema che porta delle riduzioni dei costi, porta un'integrazione nell'Europa a favore anche delle piccole imprese. Sulla base di questo abbiamo il cambiamento dell'Italia, che ritengo non è che ha cambiato perché ha detto abbiamo visto quello della Corte, ma si sa che subito dopo è stato mutato atteggiamento, e l'Italia ha, mi pare nel giugno-luglio dello scorso anno, ha aderito formalmente alla cooperazione rafforzata. Quindi la non adesione avrebbe creato poi dei problemi dal punto di vista procedurale molto difficili da superare. E quindi abbiamo il nostro paese, la quale ha aderito a questi regolamenti, che sono appunto dei regolamenti di natura soprattutto sostanziali e di traduzione, e ha aderito, come aveva già aderito, all'accordo che istituisce questo tribunale di cui vi parlerò adesso. Contemporaneamente ha avviato lo studio
e la preparazione delle cosiddette rules of procedure, che sono 382 articoli, che a mio parere determinano la creazione per la prima volta in Europa di un codice di procedura civile europeo. Ci sono stati molti accordi a cui ho partecipato, perché proprio in questo io sono stato appunto incaricato dal Ministero a Berlino per, diciamo così, portare avanti questo progetto, che discende in realtà da vari studi che erano stati fatti anche in precedenza in altre sedi, qui sono stati tutti assemblati. È stato creato questo codice, sì, altro non si può dire, un codice che prevede tutti i vari passaggi, una procedura non semplicissima, comunque voglio dire una procedura che moderna, che dovrebbe appunto informare tutta la gestione del contenzioso davanti a queste cose. Procedura molto anglosassone, che risiede in molti punti al common law, che adesso poi vi spiegherò. Quindi voglio dire, è questo il patent package, no? Che l'abbiamo fortunatamente, aspettiamo, ecco, quindi abbiamo regolamenti che sono ormai alla cooperazione rafforzata, abbiamo aderito, abbiamo il tribunale, abbiamo l'accordo, perché l'accordo poi si collega anche con queste regole di procedure, si dicono, tecnicamente si parla di ROP, cioè appunto di queste regole di procedura che sono l'ossatura del tribunale, e quindi questo è tutto il sistema che diremo dovrebbe essere, ma del quale manca solo la ratifica. Aspettiamo solamente la ratifica, la presentazione della legge di ratifica dell'accordo al quale comunque abbiamo aderito, direi, fin dall'inizio. La vera discrasia era avere aderito all'accordo e non far parte dei regolamenti. Adesso però facciamo di parte di tutto, quindi manca solo la ratifica e il sistema è, diciamo così, completo. Io cerco di darvi alcune notizie, ma può darsi che qualche cosa poi, perché siamo in un'evoluzione continua, quindi sapete, cioè, a questo momento poi non sapete, però i principi generali dovrebbero essere questi. Come vi ho detto, la struttura di questo tribunale che opera su due livelli, tribunale di primo grado e corte d'appello, è a struttura centrale e a struttura locale. Il tribunale di primo grado ha una sede centrale principale a Parigi, ha due sedi periferiche e direi anche tematiche, a Londra e a Monaco. Ci sono, dicevo, tematiche perché, ad esempio, le cause che arriveranno devono essere smistate se vanno in sede centrale, poi vi dirò quali vanno, nel senso che, ad esempio, ove si tratti sulla base del brevetto che viene indicata nel ricorso di meccanica, andranno in Germania, dove si tratti di commercio tessile in Francia, dove si tratta di chimico-farmaceutica nel Regno Unito. Cioè si è fatto, secondo la classificazione WIPO, adesso non so quali sono esattamente le classi, si è fatto appunto una suddivisione tra queste tre sedi. Anche per accontentare tutti, perché voi capite che qui c'era... si è sbloccato il sistema, io lo seguo da decine d'anni, quando è stata data la sede centrale a Parigi. Lì si è sbloccata. Perché c'era Germania, c'era Inghilterra, io chi sono, anche per carità, paesi forti, sono le tre lingue, cioè. Allora, siccome non si poteva fare la sede da una parte, si è un po' dislocata in queste sedi. Le divisioni locali sono presenti in tutta Europa. Bisogna naturalmente farne richiesta di queste divisioni locali. L'Italia ne ha una e ha indicato Milano come sede di divisione locale, e vi sono altre divisioni locali in altri paesi. C'è l'Inghilterra, c'è la Germania,
c'è la Francia, divisioni locali che si aggiungono alla divisione centrale. Noi non abbiamo la divisione centrale, la divisione centrale è solo a Parigi, con diciamo così, con strutture collaterali Londra e Monaco. Queste divisioni locali sono, ripeto, dislocate nei vari paesi, possono essere anche regionali oltre che locali, nel senso che un paese o più paesi possono mettersi insieme e fare una divisione che copre i due o tre paesi. Non è necessario che ci sia una divisione. Per il momento ne abbiamo solo due di divisioni regionali. La divisione baltica, che unisce Lettonia, Lettonia, Estonia e Svezia, e stanno predisponendo, questo adesso lo so, ripeto, non sono certo, stanno predisponendo anche una divisione fra la Romania e la Bulgaria. Ma probabilmente ce ne saranno molte. Anche noi in Italia avevamo cercato di allearci, come per dire, con Malta, mi pare, col Portogallo, eccetera, per fare, però non è venuto fuori niente, ha detto accontentiamoci della divisione. Beh, c'erano tutti i Balcani che potevano essere, a prescindere da qua, accontentiamoci della visione locale. Ci sono delle divisioni, ecco, delle smaller division e delle larger division. Ecco, diciamo che anche nelle divisioni locali ci sono delle divisioni molto forti, che hanno un numero forte di brevetti, che possono averne anche di più. Io non ho visto nell'accordo nessun limite a istituire una commissione. A mio parere anche uno che ha 10 casi all'anno la può istituire. Però se vuole fare le multiple bisogna che abbia almeno 100 casi in più all'anno. Tanto è vero che la più grande insieme di divisione locale è la Germania, che ne ha 4, ne ha fissate 4. Però Italia, Francia, Olanda, Regno Unito, queste ne hanno tutte uno. Al di là della Germania tutte le altre le hanno uno. Cioè l'Italia adesso è considerata tra, non dico tra i grandi, ma tra i paesi di un certo spessore che si affianca, anche perché i numeri di gestione brevettuale, da quello che mi si dice anche come importanza, arriva al quarto o quinto posto, perché fuori tre dopo l'Olanda è a livello probabilmente del Belgio. Ecco, quindi voglio dire, non è nella Grecia, cioè nella Spagna, cioè ha dei livelli molto, molto superiori, no? Tant'è vero che anche nella selezione dei giudici, quello di cui alludeva la dottoressa Gulino, nella sezione dei giudici che l'hanno selezionati tra i legally qualified member, cioè i giudici togati, e hanno distinto quelli che hanno bisogno di training e quelli che invece non ne hanno bisogno, in Italia non sono stati molti quelli che hanno dato, cioè che li hanno indicati nel pool degli eleggibili, diciamo, dei candidati, quelli che avevano bisogno dei treni. Invece molti sono stati gli spagnoli, i portoghesi e tanti di altri stati, perché evidentemente ha un numero di brevetti, perché occorre sì conoscere la lingua, ma per essere giudici, di questo ci sarà tutta una selezione, occorre naturalmente essere degli esperti nella materia, quindi avere la possibilità di provare e di avere questa esperienza nella gestione brevettuale. Quindi abbiamo questa struttura tra corte centrale e varie divisioni locali. Ciascuna ha una competenza specifica, nel senso che prima di questo volevo dire, secondo punto, prima di parlare, ecco, tutta questa struttura deve essere pagata dagli Stati. Ecco. Quantomeno nel periodo transitorio, perché l'accordo prevede che per i primi 7 anni, eventualmente rinnovabili per altri 7, quindi possono arrivare a 14 anni, sia possibile, facendo una pausa, farà tutto fatto informatico. Io ho visto questi moduli che forse alla mezzanotte del giorno prima che entri in vigore l'accordo, si comunicano all'EPE dicendo io non intendo, possono esercitare quello che si chiama l'opt-out, cioè il diritto di non entrare. Per 7 anni io voglio continuare ad avere la mia giurisdizione e non quella del Tribunale Unificato dei Brevetti. Questo è possibile farlo gratuitamente. Mi pare che all'inizio si parlava addirittura di 80 euro, poi devono aver tolto anche quello, quindi gratuitamente è possibile, diciamo così, non partecipare. E quindi come è possibile poi in qualsiasi momento entrare nel sistema. Quindi c'è questo periodo transitorio che andrà appunto tenuto presente. In questo periodo transitorio però qualcuno deve pagare naturalmente questi
deve pagare le spese. Qui, quindi, ovviamente, si è quelle che vengono chiamate le facilities, no? Che sono il personale, la struttura. Siamo noi stessi parlando della divisione Milano, perché ci sono le spese di manutenzione, il personale amministrativo, il giudice no, il giudice è una cosa diversa, vengono pagati poi direttamente. Queste vengono pagate direttamente dagli stati personalmente. Invece alla fine del periodo transitorio tutti i costi del personale e soprattutto quelli dei giudici, quelli da sempre fin dall'inizio, dovranno essere pagati dagli stati. Ma gli stati dove prendono questi quattro? Ecco, li prendono dalle iscrizioni a ruolo, per farla breve, che hanno per le cause che vengono affrontate, i cosiddetti court fees, che non sono altro che diritti processuali. C'è stata una grossa battaglia di questo, vedo qui la dottoressa Marzetti che ha partecipato direttamente, come tanti altri del comitato, diciamo del comitato interministeriale, proprio per stabilire, no? Per verificare quali devono essere questi costi che devono essere pagati nel rispetto di un certo equilibrio, perché occorre da una parte finanziare queste strutture e i giudici che ci lavorano dentro. Gli stipendi sono piuttosto alti, valgono dagli 11 a 12 mila euro all'anno più le allowances, quindi sono notevoli, come sono poi i giudici delle Board of Appeal o i giudici della Corte di Giustizia, quindi evidentemente si fa la moltiplica, quindi sono dei costi notevoli. E quindi ci sono queste fees che sono state fatte delle scalette, ma soprattutto, questo è stato di nuovo un altro punto importantissimo per l'Italia, quello di dare dei temperamenti per le piccole e medie imprese. Questo è stato un altro punto fondamentale quando io vi dicevo, c'è stata un'opposizione da parte d'età anche su questo punto, sui costi, ma sui costi che poi si riflettono sulla tutela della piccola e media impresa, no? La gente si spaventava perché ci sono cause di un certo rilievo anche da un punto di vista economico. Quindi da una parte dare il giusto nei costi processuali, nelle iscrizioni a ruolo, per intenderci, per far funzionare il tribunale. Dall'altra parte cercare di tutelare la piccola media impresa, che evidentemente ha bisogno di avere un accesso alla giustizia, diciamo, meno dirompente che nella grande impresa. I conflitti ci sono stati perché voi sapete che la piccola media impresa è tutelata. Più che tutelata, ha una grande importanza in Italia e in Francia, specialmente in piccole imprese, siano 4 milioni in Italia, ma non certo in Germania o in Inghilterra, dove si conoscono ben poco le piccole imprese, sono grandi imprese o medie imprese. Ecco che quindi si è trovato un accomodamento, un compromesso, in cui si è stabilita appunto una riduzione. Ho visto che oggi sul sito del Tribunale è stato indicato quello che era, che avevamo già visto la volta scorsa, è stato previsto una riduzione, mi pare, del 60% per quelle che sono queste fee per le piccole imprese, naturalmente con la possibilità che evidentemente io ti posso richiedere il 40% di mancanza se tu mi hai detto il falso, voglio dire, se non sei piccolo, oppure se hai fatto degli abusi procedurali e cose di questo genere. Non è molto specificato su questo punto, ma il concetto è questo, è una clausola che si sono riservate. Noi ti diamo, però stai attento di dirmi veramente il vero e non che io poi scopra che tu lo fai per, no, per e questo è costituito un motivo anche che ha determinato un allungamento dei lavori, perché c'era questo rischio, dico sì, se tu sei veramente, ma come si fa a accertare, verificare, quindi qual è la documentazione occorrente? Quindi si è stabilito comunque come principio generale di dare questa possibilità di riduzione di pagamento per le piccole e micro imprese, non per le medie imprese, quindi solo le piccole e medie imprese secondo le indicazioni che si ritrovano in una raccomandazione dell'Unione Europea, che precisa quelle che sono, mi pare le une sono quelle di sotto dei 10 dipendenti, le altre di sopra dei 10, poi ci sono anche dei limiti di bilancio, insomma ci sono delle indicazioni per poter avere questi sconti. Quindi questo è, diciamo così, la struttura finanziaria di base di questo sistema, che, ripeto, si articola in una corte, in una divisione, perché il tribunale è unico,
con una divisione centrale ripartita su tre posizioni che vi ho detto, e poi le singole divisioni locali, per il momento ce ne sono 7-8 in Europa. E poi una corte d'appello che è in Lussemburgo, che decide sulle decisioni della corte, del Tribunale Primo Grado. Quindi non c'è nessun ricorso di legittimità, nel corso di Cassazione non c'è niente, ci sono solamente questo primo e secondo grado, con devoluzione piena di tutte le controversie. Quali controversie? E qui entriamo al secondo passaggio. Le controversie di contraffazione, di violazione dei diritti di brevetto, si fanno davanti alle divisioni locali. Le divisioni locali trattano queste controversie naturalmente svolgono tutta una istruttoria sulla violazione, e sono le divisioni locali che sono individuate secondo i normali fori che noi troviamo anche nella Bruxelles 1 bis. È stata modificata la Convenzione di Bruxelles 1215, è stata ulteriormente modificata con delle rettifiche interne per i paesi terzi, che adesso però è inutile, andiamo troppo nel sottile. Ecco, è stata modificata e lì dà i criteri normali. Il foro del convenuto e il forum commissi delicti, che sono poi quelli che noi abbiamo anche nell'ambito interno. No? Questi sono i due fori principali che servono a individuare quella che è la divisione. La divisione, e quindi questo è il primo, contraffazione, ci sono altri tipi di azione, ma individuando le principali, anche per fare dei paralleli con quello che avviene in Italia, nei nostri paesi, no? Le cause fondamentali davanti al giudice, i consulenti lo sanno perché fanno poi le perizie tecniche sulle validità o meno dei titoli di proprietà industriale, sono appunto la contraffazione e la validità o meno del brevetto. I giudici sono... E questa è la seconda caratteristica di questa Corte, sono non tutti giudici nazionali, perché queste corti sono multinazionali, nel senso che queste divisioni che tratteranno, parliamo delle divisioni locali, in una certa parte anche della divisione centrale, sono un giudice o due giudici a seconda se il paese faccia 50, meno o più di 50 cause all'anno. Quindi sulla base delle cause individuate che svolge quel paese, quindi la maggior parte saranno due perché quasi tutti hanno più di 50 cause all'anno, noi ne abbiamo circa 300-400 in Italia, ecco, viene individuato, viene stabilito che due giudici, ma potrebbero essere anche uno, siano del luogo dove è fissata la divisione. Il terzo, o gli altri due se sono meno di 50, viene chiamato da fuori, perché ci sarà un pool di visiting judges, come si dice, cioè un pool di giudici che sono lì a disposizione. Quando parlo di giudici legali, cioè giudici ordinari, e giudici tecnici, patent attorneys per intenderci, che sono abilitati anche a partecipare per la selezione dei giudici. Quindi ci sarà questo pool di giudici esterni e uno di questi verrà affidato in quella controversia per, diciamo così, risolvere la questione. La lingua del brevetto, o meglio le tre lingue del brevetto, non è la lingua del procedimento. La lingua del procedimento, in cui si svolge il procedimento, è la lingua del luogo dove si trova la divisione locale. Quindi in Italia la divisione locale avrà come lingua l'italiano, ma potrà, e quasi tutti hanno fatto, avere un additional languages. Questo è molto importante per gli stranieri. L'Italia probabilmente sceglierà la lingua inglese per avere questa ulteriore lingua, che direi sotto un certo punto attrattiva anche, no? Per avere la possibilità appunto di svolgere la causa anche in quella lingua, ma con facoltà. Questa è stata l'ultima modifica fatta nell'ambito dell'Europe di provenienza tedesca, ma con possibilità del giudice di potere, prima della discussione,
stabilire se si trova qualcuno che sceglie la lingua addizionale che non è quella della divisione, stabilire che venga tutto fatto nella lingua del proprio paese, con traduzione nell'altra lingua. Quindi si c'è, perché la lingua spaventa, è fondamentale, perché voi dovete capire che qui ci potranno essere, adesso non è che tutti siano madrelingua, tutti potremo, diciamo così, comprendere l'inglese, il francese, il tedesco, insomma, ci sono delle sfumature che spesso possono, e questo può portare, a seconda di come è composto il collegio, può comportare degli approcci diversi. Quindi questi sono tutti dei meccanismi sulla lingua addizionale, la possibilità di fare cambi intermedio per cercare, insomma, di voglio dire, aiutare laddove non c'è ancora questa preparazione totale nell'ambito della lingua, che è un problema anche italiano, ma un problema anche che hanno tutti i paesi, tranne alcuni, forse paesi come il Belgio, come l'Olanda di frontiera, i paesi finnici che sono già abituati, perché fin dall'inizio trattano due, tre lingue, cioè ce l'hanno già, ma sa, Francia, Italia, Spagna, non è così semplice, voglio dire. Quindi quando si trova da, noi ci troviamo spesso a Venezia a fare un mock trial ormai da tanti anni internazionale con tutti i giudici, e vi dico, c'è il caso concreto, caso che tratto dall'Epo quasi sempre, e andare a cosa ne pensi tu, cosa dice, non è che sia la cosa più semplice. Quindi bisogna, ecco, però la partenza è questa, magari si vedrà poi i frutti fra vari anni, però la multinazionalità è questa, quindi giudici del posto, ma anche giudici che vengono tratti da questo pool multinazionale, per cui girano tutti, no? Girano tutti, no? Quando io dicevo, io ho risposto sinteticamente a una delle domande, ho detto, ma sul punto di vista della, quali sono le garanzie di questo sistema, per il sistema Italia? La garanzia c'è, perché noi non dobbiamo avere paura di dire, ma poi andiamo, non so, ad essere, non so, una contraffazione che ci viene imputata, non so, nel Belgio, dobbiamo andare sotto dei giudici belgi. No, vai sotto dei giudici belgi, anche un giudice italiano, che deve, perché ci sarà anche lui nel pool che va là, come ci sarà qualche giudice belgico che viene qui. Quindi c'è questa rotazione, no? Questa è la peculiarità di questo sistema, c'è questa rotazione totale, in modo che ci sia quantomeno, in genere, anche giudici del proprio paese in questo pool, dove ci sono degli altri. E questo vale per tutti. Questo è molto importante, questo sistema. Questo per la contraffazione vale anche per la validità del titolo. Perché se io voglio impugnare il titolo, voglio impugnare il brevetto, non davanti alle divisioni locali devo andare, ma devo andare avanti alla divisione centrale, sede di Parigi, Londra o Monaco. E alla divisione centrale, dove sono previsti più giudici tecnici che giudici là, vale lo stesso sistema. Così come anche in corte d'appello vale lo stesso sistema, non saranno in tre i giudici, i panel sono sempre di tre, come avviene anche in Italia, in corte d'appello sono di cinque. Però può capitare, fermo restando questa distinzione, causa di contraffazione, divisione locale, causa di validità, divisione centrale, c'è un problema che un po' hanno tutti, della riconvenzionale, come avviene in Italia. Non esiste la domanda, non esiste la eccezione riconvenzionale nell'ambito di questo sistema, esiste solo la domanda riconvenzionale, cioè il presunto contraffatore viene citato in giudizio davanti alla divisione competente italiana e dice, ma io non sono, così replica, non sono io il contraffatore, perché non puoi parlare di violazione di brevetto, perché questo brevetto è invalido e nullo, quindi io ti copio una cosa che non, dove tu non hai nessuna esclusiva, nessuna privativa. A questo punto il giudice italiano che si trova di fronte a un'eccezione riconvenzionale ha una triplice opzione. Se la tiene davanti a sé, entrambe, forse sarà chiamando a formare il panel un giudice tecnico, perché quando si parla di validità non è come la contraffazione, occorre più l'aspetto tecnico che l'aspetto giuridico, e allora tiene da te l'uno e l'altro, e forse sarà quella, a mio parere, che sarà la via più seguita per far prima. Oppure decide di trattare la causa di contraffazione,
o meglio, di sospendere la causa di contraffazione e rimettere la questione di validità alla divisione centrale, un po' come avviene in Italia, prima che intervenisse la Cassazione ha detto che potete decidere entrambi l'una e l'altra, però prima c'era il problema della pregiudizialità, no? Vabbè, c'è una causa, le parti dicono guardate, qui la causa di contraffazione, ma pende da un altro giudizio di nullità, dice bene, sospendi quello, aspettiamo di vedere se il titolo è valido o non valido. Più o meno questa forma di pregiudizialità è stata prevista anche come seconda ipotesi. La terza ipotesi è quella che il giudice proceda nell'esame e nella decisione della causa di contraffazione e rimetta la causa di validità alla divisione centrale. E questa è la cosiddetta bifurcation, tipicamente tedesca, che distingue le cause di separazione da quelle di validità. Pericolosissimo questo sistema. È stata una lotta nell'Europa per cercare di mitigare. Io ho ricevuto non so quante richieste da parte della grande industria europea, italiana soprattutto, per dire sì, ma perché qui c'è il rischio di patent trolling, che è pericolosissimo, se ci sono due processi che viaggiano non si sa che velocità diversificate, per cui uno intanto va avanti con la contraffazione, con i provvedimenti di urgenza, e quello intanto va avanti con la validità per vedere se è valido o meno. Cioè c'è qualche cosa che può creare una, diciamo così, una, dei riflessi negativi sull'andamento dell'uno rispetto all'altro. Allora si è stabilito che in questo caso, quando il giudice della divisione locale, il panel, il collegio della divisione locale, decide di affrontare la causa di contraffazione, ma di mandare la causa di validità alla commissione centrale, il giudice della commissione centrale dovrà decidere e fissare la discussione orale della causa prima di quello che pende davanti alla divisione locale per la contraffazione. Cioè si è stabilito che il giudice della contraffazione non potrà, dovrà sempre decidere dopo che, e non all'incontrario, dopo che il giudice della validità quantomeno ha dato la propria opinione, che può servire anche perché attraverso l'opinione sulla validità si stabilisce anche la portata del brevetto e quindi c'è un'influenza diretta sulla contraffazione. Ma se non fosse stata messa questa clausola di precedenza, che è stato modificato l'articolo 40 dell'Europa proprio su questo punto, ci sarebbe stato veramente un grossissimo rischio, perché poteva andare prima avanti quella della contraffazione che quella della validità. Finire l'uno mentre poi si diceva valida. Quindi, voglio dire, questo è stato un punto molto importante per dare la giusta, diciamo così, pregiudizialità a questa tipologia di cause. Vi dicevo prima che quindi questo è, diciamo così, l'aspetto importante, cioè tecnico processuale del rapporto tra le varie azioni. Vi posso aggiungere che davanti alla Corte centrale non vanno solamente le cause di contraffazione, ma vanno anche le cause di non contraffazione, di accertamento negativo della contraffazione, capite voi, per evitare il cosiddetto forum shopping, quindi là devono essere accentrate queste tipologie di cause. Come vi dicevo, la gestione di queste cause da parte dei giudici avverrà secondo la lingua che vi ho precisato e secondo delle regole procedurali che si trovano negli 382 articoli che compongono l'EROP. Diciamo così che l'accordo, l'agreement che istituisce il Tribunale Unificato e lo statuto allegato già individua quelli che sono delle regole
principali, voglio dire, per quello che riguarda i provvedimenti da prendere, per quello che riguarda la struttura delle udienze, cioè dà delle indicazioni di massima che vengono poi dettagliate dalle regole di procedura. Regole di procedura comunque che nell'incertezza devono essere sempre interpretate in conformità all'accordo, che dà appunto delle indicazioni di massima, però sono abbastanza importanti, dove queste regole si sono cercate di incanalare. Dal punto di vista, naturalmente il processo sarà un processo telematico, tutto telematico. Fortunatamente chi gestisce questo processo è un'azienda italiana che ha fatto il processo civile telematico, anche se è un consorzio, mi pare, franco-inglese, non lo so, non è solamente lei, però una parte quindi svolge tutti questi aspetti, perché vi ripeto, c'è poi da fare tutti i collegamenti con l'ufficio brevetti europei, quindi specialmente per l'opt-out, per l'opt-in, quindi occorre tutta una struttura in questo senso, e è un processo davanti sia alla Corte centrale, sia alla divisione centrale, sia alle divisioni locali, a cui sono ammessi a partecipare come difensore o gli avvocati, secondo la definizione che viene data dalle regole europee. Ci sono varie direttive che precisano i vari stati che cosa si intende avvocato, legale e così via, ma anche dai patent attorneys, cioè consulenti. Gli European patent attorneys, ad esempio, avranno diritto di tribuna. Questo è un successo che hanno avuto i consulenti, che non è stato riconosciuto ad esempio per gli organismi comunitari come l'OAMI, eccetera, dove i gradi davanti all'Unione Europea, diciamo così, non sono aperti a questo diritto a tribuna, che invece hanno davanti all'European Patent Office, e quindi è stato riconosciuto, anche data la tecnicità, che la stessa possibilità loro possono avere, quindi sono difensori a tutti gli effetti, anche delle parti e delle imprese che parteciperanno. In tutta questa struttura i consulenti sono un elemento portante, perché vedevo anche quelle che erano state le considerazioni che erano state fatte dall'Unione Europea. Dice: ma insomma, i patent attorney li abbiamo scelti, ma non hanno bisogno di nulla. Giudici hanno bisogno di qualcosa, non i patentoni, perché sono già abituati a parlare le lingue, certo meglio dei giudici, e sono già abituati nelle consulenze tecniche, capisci? Cioè, voglio dire, la figura minima la facciamo noi, ma è così, quindi ben venga che ci sia questa partecipazione degli grandi tecnici anche a queste, e così è stato riconosciuto a livello europeo. Cioè, patente ha avuto una qualificazione, a mio parere, doverosa, sia come difensore, sia come possibile giudice di queste corti, a fianco al giudice, diciamo così, legale. Quindi, voglio dire, questo è stato molto importante. Occorrerà munirsi di quello che viene chiamato European Patent Certification, Litigation Certificate, che è un certificato particolare. Ci sono dei corsi, mi pare, che, o se non si deve fare un controllo per titoli, comunque occorre certamente questa fase intermedia per munirsi di questo, che vale anche per le European Patent Attorney, occorre questo ulteriore certificato. Però è previsto un periodo transitorio, se non vado errato, mi pare che si possa svolgere diciamo così, in questa fase, la possibilità di svolgere, se si certifica che, mi pare, negli ultimi 4-5 anni si è partecipato come consulente o come CTU nell'ambito dei processi. Qui c'era stata anche una certa conflittualità, perché molti consulenti mi avevano scritto e detto: ma sì, ma se noi siamo stati CTU qui, perché non è conosciuto il CTU in molti stati, c'è l'esperto che fa anche le CTU, evidentemente anche di più di quello che è l'esperto che affianca il difensore, no? Voglio dire, l'esperto, quindi anche questo si è superato, ma voglio dire, ci sono questi gradi di informativa, di training minimale, proprio per avere questa possibilità del diritto di tribuna, e quindi questa legittimazione e rappresentanza. È stato, vi dicevo, non è stato molto facile, perché qui c'è stato un grosso conflitto fra il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, che non ne volevano sentire parlare,
di consulenti e di diritto di tribuna per loro, e invece l'European Patent Institute, l'EPI, che invece ha sostenuto molto dicendo ma tutto sommato hanno obblighi, devono rispettare anche loro determinati criteri deontologici, hanno determinate responsabilità, cioè voglio dire non sono delle persone che vengono così, anche loro sono inquadrabili, diciamo così, in strutture protette, e quindi possono sicuramente, e infatti questa è stata poi la risposta vincente. Vi dicevo che della distribuzione delle azioni vi ho parlato, che è forse la parte più importante. Vi ricordo anche che il giudice potrà in qualsiasi momento rimettere le parti a un istituto di conciliazione e di mediazione. È previsto un istituto di questo genere che fa parte, è dipendente, deve essere sovvenzionato come il Tribunale Unificato dei Brevi, anche se è un organismo autonomo. Quindi saranno anche lì, ci sarà un avviso per eventualmente per partecipare in queste categorie, a svolgere questi compiti di mediazione e di arbitrato. Vi sono state già delle, mi pare ancora in bozza perché mi pare non sono state ancora completamente approvate, dell'arbitration rule e delle mediation rule, oltre la disciplina dell'organismo, naturalmente del centro, di questo centro di mediazione che è dislocato tra Lubiana Lisbona, ecco, mi dimentico, penso. Ecco, Lisbona e Lubiana, che sono i due centri dove viene dislocato, diciamo così, la mediation e l'arbitration. Il giudice naturalmente avrà grandissime possibilità di conciliare, ma dicevo, oltre che di conciliare, rimettere le parti anche a questi centri se vogliono trovare un accordo. Non può essere fatto nessun tipo di accordo sulla validità del brevetto. Questo è un principio generale, perché è un principio di ordine pubblico, nel senso non si può, è solo il giudice che può dare delle sentenze erga omnes che annullano una privativa industriale. Mi pare che questo sia il sistema che è perseguito dall'accordo. Non è purtroppo il sistema che è perseguito nelle ROP, che lasciano degli spazi contrari su questo punto, ma siamo ancora tutti in fase di evoluzione, però come principio generale dice accordati su tutti gli aspetti negoziali, sulle limitazioni eccetera, ma non puoi annullare se non c'è il giudice, diciamo così, quello che è la privativa. Principio generale che avevamo anche noi, voi sapete che anche in Italia prima era dovuto alla presenza del pubblico ministero obbligatorio, che quindi impediva, ma anche adesso che la presenza del pubblico ministero nelle cause di contraffazione di validità è facoltativa col nuovo codice di proprietà industriale, è pacifico che se si vuole avere una sentenza definitiva erga omne per tutto ci deve essere il giudice che la pronunzi e non può essere le parti, che se no varrebbe solamente non erga omnes ma erga di quelle delle parti. Dicevo che le rules di procedura sono, non richiamano naturalmente la mediazione, sono ispirate al sistema anglosassone, e suddividono il processo in tre fasi. Processo davanti appunto sia alla corte, sia davanti alle divisioni locali, sia davanti alla divisione centrale, l'appello più o meno è la stessa cosa. Queste fasi sono la fase scritta, la fase interlocutoria e la fase orale. Dunque queste fasi sono tre, quindi, e sono previste, per le azioni di contraffazione, per le azioni di invalidità. Poi è previsto un apposito procedimento per il risarcimento del danno, perché anche qui è previsto che ci siano delle condanne al risarcimento del danno e poi la cosiddetta condanna generica che noi abbiamo nel nostro ordinamento, poi si fa un nuovo procedimento sul quantum rispetto appunto alla violazione che è stata accertata. È previsto una fase, e però è più semplificata, per l'accertamento del danno e per l'esibizione dei libri contabili,
per verificare appunto come valutarlo, e poi anche per la liquidazione delle spese di lite e delle altre spese processuali. Sono delle fasi accessorie. Però, parlando delle fasi principali, si svolgono, come vi dicevo, su tre, le fasi principali si individuano in queste appunto tre tipologie. Il sistema è improntato, come menzionavo prima, sul common law, cioè nel senso che il case management è pressoché affidato alle parti. Le parti fanno, l'Europa iniziano con, vanno per esemplificazione, iniziano a fare la tipologia dell'azione di contraffazione, poi la tipologia dell'azione di nullità, dell'azione di non contraffazione e così via. Però prendendo ecco, la tipologia base, che è quella di contraffazione, la fase scritta si apre con una citazione, come avremo noi, con una replica, in cui si può chiedere anche la limitazione del brevetto, quindi una controreplica e così via. Tutta fatta tra le parti. È lo sistema che si usava, no che si usava, il sistema che era entrato in vigore in Italia con l'introduzione del rito societario. Voi ricordate che durante il rito societario si era stata un po' stravolta la procedura, poi era stata applicata e estesa anche al diritto industriale questa procedura, e poi è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte e quindi è stata eliminata. Perché noi abbiamo, diciamo così, noi abbiamo un sistema, tutti i sistemi continentali di regola privilegiano l'intervento precoce del magistrato e quindi non preferiscono questo controllo fin dall'inizio del magistrato piuttosto che lasciarlo alle parti. Questo è un sistema, ripeto, che non ha niente a che vedere con quello italiano, è un sistema internazionale, quindi invece all'incontrario lascia alle parti la possibilità di affilare, come si dice, alle armi, fino a di dare il tutto al giudice, che però non è che intervenga proprio all'ultimo, perché è previsto, ecco una sorta di compromesso, è previsto che proprio in questa fase il convenuto possa sollevare la cosiddetta preliminary objection, cioè questa eccezione preliminare che ad esempio la divisione locale non è quella perché doveva essere quella di un altro paese, che la lingua non è quella perché doveva essere un'altra lingua, che la competenza, la giurisdizione, tutte queste eccezioni. E il giudice in questo caso dovrà decidere già in questa fase preliminare, decidere lui stesso, stabilire che verranno decise poi con la sentenza definitiva e quindi non decidere, e quindi potrà già prendere dei provvedimenti immediati, provvedimenti che sono tutti reclamabili davanti alla Corte d'Appello. Ecco, volevo dire questo, tutti i provvedimenti del giudice che prende via via, anche quelli ordinatori, quelli preliminari, sono tutti impugnabili con il leave, che è di nuovo un altro sistema tipico anglosassone. Il leave è il permesso ad appellare, cioè il giudice può dire va bene, vuoi fare impugnazione? No, non farla perché io non te lo consento, oppure ti autorizzo. Il giudice che ha messo il provvedimento deve autorizzare o meno l'impugnativa. Se non l'autorizza si può andare in corte d'appello, dove la corte d'appello ha un discretionary review, come si dice, che non è un ulteriore appello, ha la possibilità di cambiare le carte, dice ma no, il giudice di primo grado ha detto che non si impugna, invece io ritengo che debba decidere in questo. Quindi ci sono tutte queste fasi intermedie che sicuramente rendono celere un procedimento che vuole essere immediato e velocissimo, anche se forse può andare un po' a scapito di qualche garanzia, ecco quello che voglio dire. Però, voglio dire, in questo sistema, ripeto, si vuole evitare delle tattiche dilatorie che il nostro sistema purtroppo conosce, come tanti altri sistemi, sono piene di tattiche e di strategie dilatorie. Per togliere queste tattiche e strategie bisogna fare tutti questi controlli, questi filtri. Il nostro codice di procedura civile l'ha riformata ultimamente un po' col sistema delle ammissibilità e delle inammissibilità, ma non è arrivata ancora a fondo, perché purtroppo per celerizzare bisogna cercare anche di essere, diciamo così, fare da filtro con dei controlli molto serrati su questo punto. Naturalmente lo stesso avviene davanti alla sezione centrale quando si tratta di valutare la validità o meno. È prevista la possibilità di nominare un consulente tecnico, anche se si è detto, ma insomma tutte queste corti hanno già dei tecnici all'interno, però nonostante ci siano dei tecnici all'interno ci possono essere delle questioni particolarmente complesse.
e quindi occorrerà a questo punto, diciamo così, scegliere un consulente, che viene fatto nella successiva fase, perché chiusa questa fase scritta di scambio di atti fra le parti ed eventuale decisione del giudice sulle questioni preliminari, si apre la fase interlocutoria. In questa fase interlocutoria è una fase, tipicamente anglosassi, sentono le parti, anche in videoconferenza, i difensori. Che cosa facciamo? Calendarizziamo l'udienza, sentiamo quel test, quali sono i testi. Qui ci sono soprattutto per i testi le dichiarazioni scritte, quindi non c'è bisogno, salvo che lo chiede la parte, di sentirlo normalmente. Nominiamo il consulente tecnico, chi lo scegliamo? Cioè si fa il piano generale in questa fase interlocutoria, che prepara poi la fase, diciamo così, della la fase orale, la fase o procedura orale, che è dedicata all'audizione dei testi, all'audizione delle parti e degli esperti. Quindi c'è la fase, diciamo così, dove appunto si svolge l'istruttoria, come potremmo dire, dibattimentale. Non è previsto un amicus curiae. Sera, come voi sapete, ci sono certi ordinamenti, come negli Stati Uniti, ma anche in ambito presso la Commissione Europea, mi pare anche davanti all'autorità garante in sede di competition, davanti all'Enlarged Board of Appeal, è previsto espressamente che in questioni di particolare importanza ci possano essere dei portatori di interessi diffusi che svolgono delle loro difese, delle loro opinioni, eccetera. Specialmente in questioni di carte. Qui è stato escluso proprio perché si vuole velocizzare, quindi questa possibilità che era stata ventilata è stata esclusa. I mezzi di prova, anche quelli di conservazione della prova in via cautelare, sono tutti tratti dalla direttiva enforcement, quindi da un punto di vista dei mezzi di prova, dei provvedimenti cautelari e dei provvedimenti definitivi, ingiunzione provvisoria, ingiunzione permanente, sequestro, descrizione, si ricavano dai TRIPS e ultimamente dalla direttiva enforcement, quindi voglio dire sono gli stessi che sono elaborati, che il giudice avrà a disposizione, diciamo così, per decidere la causa. Non è prevista in via cautelare, che penso che sarà un sistema diciamo così molto utilizzato, perché io adesso vi parlavo delle tre frasi, la frase orale, poi si sentono le parti, poi il giudice fa la sentenza e si conclude su queste tre frasi. Però, ripeto, si può innestare, anche venuto adesso, mi ero dimenticato, un procedimento cautelare che può essere molto importante, la richiesta di un sequestro, la richiesta di ingiunzione, che può essere inaudita altera parte, oppure sentendo anche le altre parti. Per emettere delle misure cautelari, sempre secondo il sistema della direttiva europea, occorre che si possono fare inaudita l'altra della parte o sentendole nel contraddittorio. Sono provvedimenti che richiedono il cosiddetto balancing test. Questo si era discusso se si voleva inserire nella legge di ratifica, ma se ti ricordi, ma probabilmente perché già la giurisprudenza lo applica, qui lo prevede, cioè bisogna praticamente bilanciare i controprezzi interessi, vedere se è maggiore il pregiudizio nel dare la misura oppure nel non darla, rifiutarla. Ecco, questo bilanciamento di interessi contrapposti che la giurisprudenza italiana già riconosce, qui è prevista espressamente. E quindi, questo è il sistema per sapere se concedere o meno la misura, magari eventualmente con cauzione. Deve essere iniziato il giudizio di merito, come ancora prevedono i TRIPS, e come ancora non prevede invece l'ordinamento italiano. Voi sapete che l'ordinamento italiano, il codice della procedura, è stato modificato, nel senso che, almeno per i provvedimenti di urgenza non anticipatori, non è più necessario il giudizio di merito a conferma. Si tratta cioè di misure che si stabilizzano. La stabilizzazione del procedimento cautelare non è prevista dai TRIPS e non è prevista nemmeno qui. Cioè, per evitare che la misura perda efficacia, bisogna comunque iniziare il giudizio di merito se si fa un procedimento di questo genere. Vi dicevo che in materia cautelare un'altra caratteristica, direi positiva, sempre per fare
delle differenze con quello del sistema italiano, che conoscerete anche voi, è quello dell'accertamento di non contraffazione. Vi ho detto che per l'accertamento di non contraffazione c'è il contraffattore che vuole, invece di aspettare che di essere citato in giudizio, vuole lui prendere la palla, dice: ma io faccio non faccio nessuna attività di questo genere. Si svolge davanti alla corte, alla divisione centrale, per evitare il forum shopping. Davanti alla divisione centrale occorre una condizione innanzitutto preliminare, bisogna cioè comunicare innanzitutto, per poter agire, alla controparte, al titolare del brevetto, quello che uno fa e quelle che sono, diciamo così, le caratteristiche tecniche del suo trovato. E se, mi pare entro 3 mesi o 4 mesi, non si ha risposta dall'altra parte, che dice: no, guarda che cosa stai facendo, perché attenzione, perché tu stai con te, allora si può iniziare un procedimento di non contraffazione. In Italia è previsto che si possa fare anche in via cautelare, cioè un accertamento di non contraffazione, oltre con un'azione normale, si può richiedere anche in via cautelare, con provvedimento d'urgenza. Per accertare, io voglio fare una certa cosa che devo farla assolutamente, accerta che quello che io faccio non violo i diritti dell'altro. Nel sistema europeo, nel sistema del Tribunale, questo non è previsto. Però è prevista una cosa che non è prevista in Italia, molto importante, e cioè la cosiddetta protective letter. E cioè il contraffattore, il presunto contraffattore, o cioè il soggetto che vuole, diciamo così, svolge una determinata attività produttiva e vuole iniziare, e non lo può fare in via cautelare, vuole un accertamento giudiziale che lui non viola nessun diritto, può inviare al registry, c'è una cancelleria unica, che è quella che c'è nella Corte Centrale, che poi smista tutte le cause tra divisione locale, una dichiarazione in cui contesta la validità dell'altra parte e quindi chiede appunto che venga sentito su questo punto prima di emettere qualsiasi provvedimento d'urgenza, subodorando che ci sarà prima o poi un provvedimento nei suoi confronti. Questa protective letter, che si chiama appunto lettera protettiva, in cui una parte appunto indica, contesta prima di tutto la validità anche dell'altra parte, dell'altro trovato, e quindi rende dotti i giudici che c'è anche lui che vuole fare la stessa cosa, ha una validità di 6 mesi e viene trasmessa a tutte le divisioni. Questa protective letter viene trasmessa a tutti. Se ci sarà un soggetto il quale vuole un provvedimento d'urgenza contro di lui, il giudice non potrà mai emetterlo in audita altra parte, ma dovrà sempre sentire la controparte. Quindi la protective letter ha il compito di far conoscere che c'è un soggetto terzo che vuole fare lo stesso trovato, farlo conoscere a tutte le divisioni, avvertirle che: guarda, se c'è qualcuno che vuole agire contro di me, faccia pure, ma tu mi devi sentire, perché devi sentire l'uno o l'altro, perché quello che, di cui si ha paura, e che ha paura anche l'industria, diciamo così, tutti questi discorsi sono queste, diciamo così, tutte queste soluzioni o queste prospettive sono venute fuori anche tra le delegazioni, eccetera. Quello che si ha paura è il provvedimento senza sentire la controparte, non dite altra parte. Perché finché si sente l'alta campana, uno direbbe che c'è, ma se non si sente l'alta campana, certamente questo è un provvedimento molto pericoloso. Quindi direi quello della protective letter è sicuramente un sistema, un meccanismo molto utile di questo sistema. Naturalmente poi, come vi dicevo prima, le decisioni che emette il giudice sono quelle previste dalla direttiva enforcement, sono immediatamente esecutive, si applica il Bruxelles 1 bis per quello che riguarda la circolazione delle decisioni, valgono in tutta l'Europa, perché il Bruxelles 1 bis è stato modificato per tenere presente che non tutti i paesi, cioè l'Unione Europea è un conto, poi non tutti i paesi fanno parte ancora della Green, quindi bisogna anche valutare, diciamo così, l'estensione, no, e l'esecutività di queste misure, diciamo così, a livello, diciamo, universale. E quindi
direi, per concludere, perché mi pare io sono andato per sommi capi, perché qui ci sarebbe da parlare ancora delle ore, però ecco, direi che questo è il sistema anche ordinamentale, ho cercato di indicare il sistema finanziario, il sistema ordinamentale di questa struttura e il sistema processuale che vi sta dietro. Ho detto che ho sempre sostenuto che questo è un sistema valido per l'Italia, perché riduce sicuramente quelli che sono i costi brevettuali, ma soprattutto perché elimina la doppia litigiosità. La doppia litigiosità, salvo i casi, come iniziavo prima che vi parlavo del brevetto europeo, delle strategie processuali del cross-border, che valevano però quello che valevano, insomma, per difendere il brevetto bisogna andare in ogni paese dove è stato violato. Ecco, questo dovrebbe essere vietato con questa struttura ordinamentale, che dovrebbe insomma servire anche e per far risparmiare dei costi, ma soprattutto per attirare investimenti stranieri. Tutto il sistema è improntato e incentrato sulla tutela del proprietario, del titolare del brevetto. È un sistema a favore del titolare. Ma è chi brevetta, io l'ho detto rispondendo alle domande, che crea la competitività di mercato. Quindi vedete come si unisce tutto questo sistema, si spera, anche a favore dell'industria e quindi della tutela ovunque in Europa. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimo, sei stato esaustivo e chiaro, devo dire non è facile spiegare delle norme di procedura, devo dire che sono molto complicate e in questo caso, essendo anche nuove, sono piuttosto difficili da apprendere, però tu hai avuto questo dono della chiarezza come sempre e ti ringraziamo per questo. Grazie. Adesso vorrei chiedere appunto al pubblico se ci sono delle domande, degli approfondimenti che vogliamo magari appunto rivolgere al nostro professore di questa bellissima lezione magistralis. Vediamo un po', eccola. Posso fare una domanda piccola? Se non ho capito male, diceva che per quanto riguarda una domanda riconvenzionale, di accertamento negativo di contraffazione, ci si deve rivolgere alla sede, alla divisione centrale. Sì. È ovviamente un rapporto fra un qualcosa, due individui, diciamo, no? Quindi come mai va lì? Perché non c'è un'altra sede per evitare che... il forum shopping. Per evitare il forum shopping. Ecco, appunto, per un problema altrimenti di determinare perché quale sia. Per evitare sia. Che uno si attiri, eccetera. Ecco, non si poteva fare la sede di dove sta il titolare del brevetto. No, beh, ma questo viene perché l'accertamento di non contraffazione vale è tutto. Fatto dal presunto contraffattore. Mm-hmm. Cosa se lo fa il presunto contraffattore presso la casa, presso casa sua? Perché può dire l'eventuale danno che subisce quello che ha il brevetto che è là, me lo produce qui da me, che ci sono io. Cioè bisogna stare, il sistema è fatto proprio per evitare, quando si tratta di azioni di accertamento negativo, ma mi pare che sia previsto anche nel nostro ordinamento una cosa di questo genere, cioè c'è sempre il rischio che il richiamare i fori del cosiddetto danno, perché la Convenzione di Bruxelles fa riferimento al danno effettivo per verificare la competenza, o il danno anche potenziale, dove potrebbe verificarsi il danno. Ora, potrebbe essere il caso che il soggetto, il quale è il contraffattore, che dice ma io non contraffaggo, potrebbe anche portare un trasferimento questo almeno era l'intento delle cose, trasferimento sotto il profilo del danno potenziale presso la sua sede, cioè si vuole evitare che ci sia una sede collegata al foro dell'attore. Ecco questo che ho detto. Grazie. E quindi per evitare
di evitare questo tipo di sede, si è cercato proprio la sede centralizzata che riguarda, cioè, perché si tratta di valutare anche lì il brevetto, l'estensione del brevetto, la portata. Quindi questo un po' sono delle ragioni, voglio dire, proprio per garantire, evitare che ci siano delle tattiche che spostano a favore di quelli che sono i fori generali. Io non so adesso, mi bisognerebbe leggere il regolamento che riguarda il marchio comunitario, i modelli e i disegni comunitari, non vorrei sbagliare, ma c'è qualche cosa di simile. Adesso io non mi ricordo, perché non è venuto fuori, è un principio generale, che tutte le azioni di accertamento negativo non seguono diciamo così, la regola normale della convenienza. Le volevo chiedere una precisazione in merito alla rotazione dei giudici che diceva nelle corti locali o regionali. Se ho ben capito, lei dice che se noi andiamo a fare una causa di contraffazione nella corte baltica, essendoci questa rotazione, dovremmo avere il terzo giudice italiano? Diciamo il terzo giudice è uno dei giudici del pool di questi brevetti. Adesso non necessariamente, perché non so se ci potrà essere giudice italiano. Non sarà baltico, diciamo. Però voglio dire, nei paesi dove c'è, ad esempio, la Corte Baltica, non so quanti brevetti ha, ad esempio, se avesse meno di 50 brevetti, si calcolano nel triennio, adesso ci sono dei criteri per calcolare, appunto, c'è una dimensione di quel genere, i giudici del luogo, i giudici svedesi, diciamo così, qui c'è poi una corte regionale, quindi è un pochino, ecco, un po' diversa. Comunque la corte regionale uguale, ci sono sempre, cioè il sistema, puoi vederle, perché ci saranno poi dei protocolli, ci saranno dei regolamenti interni, ancora, diciamo, è strutturato in questo modo, ci sono uno o due giudici di quel paese, poi i giudici che si prendono da qua. In questo pool ci sono giudici selezionati, tecnici, non è? Dove c'è l'italiano, c'è il francese, ci sono tutti. Ora, io non so se, perché sa, poi non saranno poi migliaia le cause di questo, sono cause molto particolari, cioè, ci saranno quelle, quindi c'è questa possibilità, e questo avviene anche per gli altri, quando, voglio dire, la contraffazione avviene non nel Baltico, che siamo, ma avviene qui in Italia. Quindi ci saranno i giudici italiani, noi ne prenderemo uno dalle altre parti. Questo sistema di multinazionalità serve proprio a mantenere, vede che l'ho detto subito, la divisione locale segue la lingua del paese ospitante la divisione, è già un qualche cosa. Ci sono uno o due giudici del paese che vede come siamo, anche se sono di estrazione e reclutamento in tutta Europa, ma voglio dire, sono in nazionalità italiana. C'è però uno o due giudici che verranno chiamati da questo pool, che sono di altre nazionalità, non sono di quelle. Ecco, questo che possiamo... vi dicevo anche che potranno esserci, noi parliamo sempre di pool, il problema sorgerà quando ci sarà il giudice singolo, perché il regolamento prevede anche che ci sia la possibilità che queste cause, in certi casi, possano essere trattate su accordo delle parti, occorre l'accordo delle parti, anche da un giudice singolo. Un'ipotesi che io mi lascia molto perplesso, perché poi bisogna vedere la lingua e soprattutto l'approccio giurisprudenziale che può avere un giudice singolo, perché se il panel si è in tre, dice, quantomeno ci sono i famosi giudici e c'è il terzo, uno singolo, se vieni in Italia può essere in italiano, ma può essere anche noi dall'altra parte. Quindi là c'è, però è previsto anche questa parte. Tra l'altro è previsto che il giudice singolo sia uno di quei casi, insieme alla rinunzia all'azione e al settlement, di riduzione delle fees. Quindi sì, è uno di quei casi previsti in cui si riducono i costi processuali. Però ecco, direi che in un giudizio così altamente qualificato e così tecnico, la soluzione migliore è proprio il panel di tre giudici, che è proprio anche perché così c'è il giurista e c'è il tecnico, no? Questo è fondamentale, sì. Capito, e lei l'ho confermato oggi, ha optato non solo per l'italiano ma anche per l'inglese. La scelta a Milano tra italiano e inglese sarà devoluta
A chi? Non si sa. Non si sa perché dunque, quello dell'additional language è tutta una problematica. L'Italia ha scelto l'italiano, questo è certo. Io ho in varie occasioni, come hanno fatto anche altre sedi, penso che venga dal Ministero, poi lascia, perché qua poi ci sono dei passaggi ufficiali, come anche noi quando abbiamo aderito, che noi dovremmo avere l'inglese come lingua addizionale. Senz'altro, perché non è, noi vogliamo anche una rotazione, cioè non possiamo, allora non è nemmeno il caso che siamo dentro il sistema. Come hanno fatto tutti, chi ha scelto, quasi tutti hanno scelto l'inglese come lingua addizionale. Anche perché, ripeto, c'è poi la garanzia che al limite se poi la lingua addizionale scelta perché le parti sono inglesi o quello che è, poi a un certo punto il collegio dice ma qui capiamo poco, ritorniamo alla lingua nazionale, facciamo la traduzione dell'altra. Questa è una grossissima clausola tedesca, addirittura i tedeschi volevano che fosse su richiesta delle parti, non è passata su richiesta delle parti, se i tedeschi volevano su richiesta delle parti, perché dico che loro l'inglese non lo capiscono e quindi vabbè, nemmeno noi lo capiscono. Sì, questa era la famosa eccezione tedesca che però è stata superata dicendo quantomeno il giudice se lo ritiene opportuno. Però la lingua, adesso onestamente, io parlo di questa lingua addizionale, se ne è parlato in varie occasioni, ma non so se è stata ancora, ma dovremmo farla, perché non penso che l'Italia rimanga solamente a dire abbiamo l'italiano, deve farla una lingua addizionale. E guardi, chi la c'è sa, deve capire che io sa, poi le porto la mia esperienza come tecnico, come consulente, perché poi c'è i vari passaggi informali, ma penso che i comitati, via via che ci sarà questo passaggio, come è stato fornito e comunicato, non so se è già stata fatta, questo non lo so, come è stato comunicato la nostra adesione. I vari passaggi, c'è un gruppo, un comitato che naturalmente si confronta continuamente, no? Prima che ci siano le riunioni a Bruxelles, verrà poi portata anche questo qua, senz'altro, come hanno fatto già tanti stati, insomma. Sì, buonasera. Volevo una precisazione. Per l'accertamento di non contraffazione è necessario che il contraffattore informi prima il titolare del brevetto per il quale ritiene che non ci sia contraffazione e poi prosegua con la comunicazione in cancelleria nelle sedi generali, oppure si può procedere direttamente a una delle due soluzioni? Dunque, guardi, l'accertamento, adesso scusi, devo guardare necessariamente perché ho parlato a braccio, ma in realtà io ho scritto anche molto su questo, vorrei vedere nei miei appunti, proprio sull'accertamento di non contraffazione è richiesta dunque una duplice condizione, cioè chi... Dunque, c'è una regolamentazione di ben 10 regole su questa richiesta di declaration of a non-infringement, che si fa in sede centrale, come ho detto prima. Chi svolge questa azione di accertamento, deve preventivamente notiziare il titolare del brevetto della propria attività fornendogli tutti i particolari per valutare se sussiste la contraffazione e non deve ricevere entro un mese assenso a continuarla. Questa è la traduzione letterale della regola 61, che è una condizione prevista, cioè non è così libera, no? Dice no, informano che fai quello, vedi se lui ti dà l'assenso a farlo, proprio devi togliere la situazione di incertezza, perché l'azione di accertamento è negativo, l'interesse di agire è dato, come tutte le azioni dichiarative, nell'incertezza, no? Risolvere, stabilire quello che è il punto. Queste sono le condizioni di procedibilità, che è poi quello che noi chiamiamo in molte azioni l'interesse ad agire. Per avere l'interesse ad agire, quindi non puoi farlo così a caso, quindi... Normalmente evitare, no? Tutte quelle strategie di... Io suppongo che questi tribunali si occuperanno di questioni che forse esuleranno anche dai brevetti. Perché vi ho detto prima quelle che sono le azioni, è una competenza esclusiva inderogabile del tribunale, riguarda dei brevetti. Ma voi pensate che cosa si può inserire... Quando si discute di contraffazione, di non contraffazione, di portata di un brevetto o meno, pensate tutte le questioni che riguardano l'antitrust,
Pensate il caso che venga, entri in gioco un brevetto standard, e la che sicuramente un brevetto standard, no? Sulle essential facilities, no? Quelle che oggi ci abbiamo, no? Un brevetto che poi è la famiglia dei migliaia di brevetti, vediamo il caso di Samsung e Apple, sì. Un brevetto standard che entra davanti a una corte da DC, e la controparte dice, no, sono contraffattore, ma io sono un contraffattore di diritto, lo faccio, perché, ad esempio, tu non mi hai dato una licenza FRAND, e quindi io... non mi hai dato una licenza ad equa condizione come dovevi fare, vedete, quindi valutare, quindi come il giudice qui sarà portato a valutare tutti i fenomeni di concorrenza collaterale, tutti i casi di patent misuse, quello che si chiama l'abuso processuale, tutto il sistema delle sham exception, cioè tutti i casi che conosce la giurisprudenza americana, anglosassone, che qui non si è preso in considerazione. Qui ha detto, ma sicuramente nell'ambito, cioè non penso che si può dire, no, noi qui facciamo il brevetto, cos'è? Sospendiamo, poi la causa la facciamo in sede nazionale, secondo le regole di competenza, per vedere se la licenza è stata data o meno. Quindi si farà tutto in quella sede. Quindi sicuramente ci saranno delle problematiche enormi, perché enorme è il sistema, che dovranno essere affrontati dai giudici anche sotto questi profili di competition, che è la prima che mi viene in mente, collaterale, ma non solo per quello, perché insomma si sa che chi ha un brevetto ha una posizione dominante, e l'abuso di posizione dominante, e quindi l'abuso di quello che ha può essere eccepito direttamente dai presunti contraffattori per liberarsi da qualsiasi obbligazione. Quindi a 360 gradi, quindi si possono aprire degli scenari enormi. Presidente, avrei molte cose da chiederle, cercherò di essere rapidissimo. Prima una considerazione. Lei prima ha detto che le azioni di accertamento negativo di contraffazione dovranno essere proposte davanti alla divisione centrale per evitare il forum shopping. Le chiedo se il sistema, a suo giudizio, è strutturato per evitare il forum shopping da parte del titolare del brevetto. Cioè, nel senso che, se ho capito bene, il titolare del brevetto europeo con effetto unitario potrebbe promuovere l'azione sulla base del criterio del forum REI, del forum commessi delitti, anche guardi, lasciamo perdere l'accertamento negativo di contraffazione, sì. E parliamo proprio invece del caso più dell'alto, sì. Cioè del titolare, sì. No? Dunque, il titolare del brevetto che ritiene che il suo brevetto sia contraffatto deve scegliere una divisione, sì. E il luogo, se non vuole andare davanti al convenuto, generalmente si parla di forum commissi delicti, certo. Cioè il luogo che dicono i regolamenti dove si è verificato il danno o dove può verificarsi il danno. Il può verificarsi il danno è quello che ci porta sull'accertamento negativo di non contraffazione. Ma diciamo dove si è verificato il danno, e qui c'è stata una giurisprudenza sterminata dalla Corte di Giustizia che ha tentato di scongiurare tutte quelle ipotesi che portavano, come per l'accertamento di non contraffazione per il contraffattore, che però è superato con la sede centrale, portavano ad avere la causa davanti al foro dello stesso titolare del brevetto. Perché si diceva, o dicevano, il titolare del brevetto dove registra le perdite e il danno che viene provocato dalla violazione dei suoi diritti? Presso la sua sede. E quindi la fa davanti a lui. Per cui tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia rispetto a questa formula del danno potenziale l'ha, diciamo così, molto stemperata. Ha detto, guardate che non parla di danno, parla in realtà di evento, Ha detto, guardate, l'evento non è solamente la parte finale del danno che produce, ma è anche la parte iniziale della condotta. Perché solo attraverso un'interpretazione che parte dalla condotta nell'ambito dell'evento che regola la competenza è possibile ritornare al foro del convenuto, al foro di chi veramente ha violato. Perché la condotta l'hai messa tu là, e quindi c'è questo a favore a favore del convenuto in giudizio. Perché se no il convenuto in giudizio, se noi interpretassimo non dal punto di vista dell'azione, ma dal punto di vista della parte finale del danno, e probabilmente si dovrebbe di nuovo risalire al titolare del brevetto presso casa sua, perché è lì che riceve il danno.
Quindi tutto questo sul, e penso che si dovranno regolare l'accordo per entrare in vigore, doveva avere la modifica anche del regolamento di Bruxelles, della Convenzione di Bruxelles sull'esecuzione delle sentenze, la circolazione delle sentenze. È stato modificato, ma soprattutto il regolamento mi pare che sia il 1215, non vado errato, quello che sostituisce il 44, mi pare quello che c'era in precedenza. In realtà viene richiamato dall'accordo, cioè l'accordo dovrà, quando dovrà essere applicato dal giudice, si dovrà fare riferimento per la interpretazione anche a questo, cioè il giudice quando dovrà interpretare dovrà rivolgersi prima di tutto all'accordo in sé per sé, l'accordo perché è la base di tutto, poi dovrà fare riferimento ai due regolamenti, anche quello, poi dovrà fare riferimento alla Convenzione di Monaco, poi dovrà fare riferimento alle convenzioni internazionali e poi finalmente al diritto nazionale. Quindi queste sono le fonti, cinque, sono queste le fonti per cui si dovrà occupare. Quindi la convenzione, in questo quadro di riferimento poi c'è naturalmente la convenzione di Bruxelles per gli aspetti processuali. Pensiamo solamente, non so, quando c'è da agire contro più convenuti. L'accordo ad esempio dice che si può citarli la cosiddetta connessione internazionale davanti al giudice del luogo di uno di essi quando c'è una relazione commerciale fra di loro, dice l'accordo. La Convenzione di Bruxelles dice qualche cosa ancora più ampio, dice quando c'è una stretta dipendenza di un'azione per l'altra si possono sempre citare tutti insieme davanti al luogo di uno di essi. Quindi per la connessione internazionale, per la litispendenza internazionale, tutti questi casi, diciamo così, processuali di interferenza, sicuramente si dovrà valutare cosa dice la Convenzione. E anche quindi ai fini dell'individuazione, per ritornare al suo discorso, all'individuazione della competenza, del luogo dove individuare la divisione. E quindi, a mio parere, il titolare del brevetto non può dire ma io sono qua, quindi vado a cercare il mio giudice qua. Penso che bisogna vedere se il danno è fatto in Ungheria, sì che il danno lo ricevi tu, ma l'azione, i macchinari per produrre quello le fa, quindi vado là. Ecco questo, no? Ripeto, con maggiori garanzie oggi, perché ci sarà il giudice ungherese, ma forse ci sarà anche il giudice italiano là. Se posso approfittare ancora, ma non voglio togliere spazio a nessuno, proprio tre flash, Presidente. Se mi può chiarire, la lingua davanti alla divisione centrale e se davanti alla divisione centrale sia prevista una lingua addizionale come invece davanti alla divisione locale. Poi le altre due sono queste. Cioè se per la lettera di protezione sarà previsto il pagamento, diciamo, del contributo unificato e se è vero quello che ho letto, però posso sbagliare, sul fatto che siano allo studio fees in misura che potrebbero variare a seconda del valore della causa, suppongo, tra gli 11.000 e 200.000 euro. Ma adesso quello della variabilità, sì, ci sono dei ceilings, sia anche per i recoverable costs, cioè le spese di soccombenza, diciamo così, che si stabilisce secondo, appunto, determinati secondo il valore della lite, che adesso verranno, che ripeto, avranno degli abbattimenti per le piccole e micro imprese, come l'ho detto. Per quello che riguarda la lingua della centrale, dunque, fermo restando che la lingua poi le parti se la scelgono come vogliono, perché se c'è l'accordo delle parti possono scegliere la lingua che vogliono. La lingua della centrale è la lingua in cui è stato concesso il brevetto, quindi in centrale o si parla francese, tedesco o inglese. Questa è la lingua della centrale, quindi non c'è questo problema di addizionale, eccetera. Questa è solamente quella la lingua. Invece in divisione locale c'è questo aspetto, c'è questo, diciamo, questa integrazione con la lingua del luogo, no? In centrale no, c'è solamente quella. Poi lei mi aveva chiesto un'altra cosa intermezzo. Se anche per la lettera di protezione sarà previsto il pagamento del contributo? Sì, si paga. Anche la protective letter ha un costo, ha tutto un costo. Cioè la protective letter, il provvedimento provvisorio, la richiesta del giudice, è tutto indicato una fee che bisogna pagare per ciascuno. Costi naturalmente che variano, che possono essere ridotti, ma i costi ci sono perché con questi costi si deve mantenere da parte naturalmente di tutti gli stati, si deve mantenere una struttura di questo genere. E se non c'è nessun altro, una curiosità proprio, i giudici saranno a tempo pieno o continueranno a svolgere? È previsto che l'inizio, dunque noi entreremo in un periodo transitorio adesso, perché è stato firmato un protocollo che prevede che per il 2016 vengono applicati solamente circa una ventina di articoli dell'accordo per metterlo in funzione.
È un'applicazione provvisoria, noi speriamo di ratificare prima, perché sembra che l'applicazione provvisoria non la possiamo applicare, quindi se non ratifichiamo, non dichiariamo che siamo intenzionati a ratifichiamo, rischiamo di rimanere fuori dai vari tre comitati amministrativo, di bilancio e consultivo. Comunque, a prescindere da questo, ho iniziato da prima, ho perso il filo del discorso. Sì, i giudici sono previsti giudici part-time e giudici a tempo pieno. I giudici dovranno essere fatta una scelta, probabilmente all'inizio saranno solo i giudici part-time, non giudici ancora a tempo pieno. Il giudice potrà essere e dovrà essere esclusivo nella funzione, a meno che non venga autorizzato a svolgere un'altra funzione. Sicuramente l'autorizzazione ci sarà per i giudici ordinari, che saranno autorizzati a svolgere anche le funzioni giurisdizionali ordinarie. Il problema si pone invece per i consulenti tecnici, che svolgono un'altra attività. E quindi si discute, ma sembra che anche loro possano in via eccezionale essere autorizzati a svolgere anche un altro lavoro, purché non si ravvisino delle situazioni di incompatibilità. Quindi avremo giudici a tempo pieno e part-time di giudici. È prevista questa duplice categoria, che adesso perché all'inizio part-time, perché non si tra il periodo di 7 anni, no? Che c'è di prova, magari tra l'altro rinnovabile per altri 7 nei 5 anni. No, io non lo vedrò neanche, perché non so. Cioè, no, tu sì, ma io data l'età. Ecco, tra il periodo di questi anni, quindi voglio dire, c'è all'inizio. Perché tutti, io penso, molti stati, tra cui l'Italia, non è che inizieranno subito, adesso andiamone, vorranno dire, intanto vediamo cosa avviene negli altri stati e ne siamo al di fuori. Quindi all'inizio non ci saranno tanti casi che giustifichino un giudice a tempo pieno. Sì, c'è una... Sì, ma non c'è, sì, c'è. Approfittare del ruolo di insider del presidente Scuffi per qualche dettaglio operativo. Per quanto riguarda la sede di Milano, si sente che si è indicata come possibile il palazzo dietro il Tribunale di Milano, ma che lei sappia, ci sono discussioni in questo senso ancora? No, ci sono dei contatti molto, molto generali, ancora tra la Corte d'Appello, è stato individuato in linea di massima un palazzo che è lì vicino a Milano come possibile sede, eccetera, ma ripeto, non c'è ancora, non è che ancora ufficialmente non ci sono. Perché noi del foro ci domandavamo se non potesse valere la pena, poi ovviamente non so quanto sia fattibile, utilizzare sempre la sezione in modo da beneficiare degli investimenti della sezione locale, che cosa? Scusi. La sezione specializzata di Milano, in modo che potesse beneficiare. No, guardi, la sezione specializzata di Milano, non ci sono spazi, perché guardi che nel Tribunale di Milano si sta spostando tutto il Tribunale della Famiglia, sì, per esempio, poi si stanno tutti spostando, non c'è spazio. Poi bisogna dare, a mio parere, una certa... Io adesso guardavo un po' tutte le fotografie che fanno circolare dei vari paesi, no? Lampada. Ora, adesso io non voglio dire, non è che vogliamo andare, però ecco, quantomeno anche ne avere un immobile, un piano di un immobile, insomma, ma che abbia una sua autonomia con una scritta, piuttosto che la giunta, sezione specializzata, tribunale e tribunale, forse sarebbe un pochino meglio. E l'altra domanda, percepiamo un certo contrasto tra l'approccio italiano e l'approccio in altri paesi per quanto riguarda i giudici togati, perché la posizione del Ministero della Giustizia su questo è che, come ovvio, soltanto giudici che abbiano già guardi, se ho capito già dove vuole, sì, alla magistratura. Invece in altri paesi sembrerebbe essere aperto anche alla professione forense. Ma anche noi abbiamo il magistrato che può essere un avvocato, vediamo i magistrati in meriti speciali in Cassazione, ad esempio, al di là anche dei giudici, ma prendiamo proprio di magistrati ordinari, non onorari proprio, e avvocati dopo un certo numero di anni con determinati titoli possono essere giudici giudici in Cassazione.
Cassazione, perché sono chiamati per meriti speciali. Ma il problema che qui si è posto è questo: l'accordo prevede che il reclutamento avvenga tra giudici che sono già tali e anche coloro che sono idonei a diventarlo. Questo è un grossissimo problema, dove io ho anche scritto delle note per dire attenzione, perché non si può, perché cosa significa? Cioè, perché è previsto che la formazione avvenga anche attraverso del training. Cioè non si bada solamente al giudice, no, tu hai fatto per 20 anni, per 30 anni, no? Hai questa pratica on the job, come si dice, quindi sei un valido. No, è possibile anche che un giudice, quindi adesso vedremo quando ci sarà questo appello generale, no? Chi la carica, no? Come dico io, bisogna anche valutare questo, quantomeno io avevo suggerito, se veramente dobbiamo chiamare dei giudici, diciamo così, quelli ad esempio i former judges, ad esempio, che sono in pensione o quelli che non servono più, cioè tutte queste, che però quantomeno sono stati giudici, ma anche altri che lo vogliono diventare, che abbiano comunque un titolo idoneo a diventarlo. Cioè, mi spiego, un laureato in legge, a mio parere, italiano, non può diventare giudice di una corte. Se però è laureato in legge, ha fatto la scuola di specializzazione, ha fatto i 18 mesi, eccetera, per essere, avere il titolo per partecipare al concorso di giudice italiano, può fare il giudice europeo. Cioè, questo che bisogna capire. A mio parere, l'avvocato senz'altro, perché l'avvocato già ha il titolo abilitante. Cioè, bisogna che ci sia, e spero che passi questa idea, che io ho sostenuto, lasciamolo pure aperto anche a chi non è giudice al momento. Però, persone le quali, non, i technical judges non c'entrano, è tutta un'altra cosa, sono ten, non c'è questo limite, sto parlando dei legally qualified judges, cioè solamente questi. No, che sono l'ossatura giuridica della Corte. Bisogna che abbiano un titolo, quindi bisogna, a mio parere, valutare. Io devo leggere, ho letto che sono stati, l'altra volta nella scorsa riunione, tra i documenti c'era l'elenco di tutti i sistemi di reclutamento che avviene in Italia. Quindi bisognerebbe un po' vedere, per fare cioè una formula e anche un filtro di persone che, cioè, anche se non fai al momento giudice perché hai fatto l'avvocato o che cosa hai fatto, avevi il titolo perché hai studiato prima e hai fatto una scuola di specializzazione dopo che ti abilita a farlo, facendo riferimento all'Italia. Certo, se ci sono altri paesi che fare il giudice basta solamente esco e faccio come usava. E io così ho fatto. Io quando negli anni 70 sono entrato in magistratura, mica ho fatto la scuola di specializzazione. Finito l'università, io ho fatto l'avvocato prima, però uno finiva l'università e poteva fare giù. Oggi non è più possibile in molti stati, ed è un bene che sia così. Quindi il titolo abilitante va, a mio parere, diciamo così, mantenuto per questa scelta. Quindi non può essere per chiunque. Però comunque sarà una rottura del principio che già per alcuni, in alcuni casi è superato, dell'accesso mediante concorso, cioè saranno anche gli avvocati. Dunque, guardi, l'Europa, guardi, le dico subito, si è voluto espressamente eliminare ogni forma di selezione nazionale. Sì. La selezione è europea e quindi se la selezione europea fa a modo suo, perché pensiamo solamente ai tribunali speciali dell'Unione Europea, sono fatti così, su chiamata direttamente lì. C'è un advisor panel che il quale fa la selezione, prende i documenti, valuterà quello che può valutare, farà un interview per vedere la conoscenza delle lingue, conoscenza degli altri aspetti, e formerà una rosa su cui puoi chiamare. Il limite è 70 anni, ahimè, e il ahimè, e c'è, no, non ce l'ho ancora, ma ecco, il limite è 70 anni e il bisogna garantire al momento, queste sono le notizie che ho, la permanenza di almeno 3 anni. Praticamente è un sistema molto analogo a quello italiano, dopo che hanno abbassato l'età da 75 a 70, quindi vale, perché ho visto che in tutti i paesi più o meno sui 67 anni c'è, cioè, 60, qui 70 è il limite. Invalicabile, adesso non so se manterranno questo spazio del triennio, ma comunque c'è quel limite. Sono previsti che vengano nominati 50 giudici più altri 50 di riserva e altri 50 tra tecnici, in tutto 150. Ecco, questo più o meno. Grazie mille, molto, molto preciso. Beh,
Mi sembra che non ci siano altre domande. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio Massimo Scuffi. Grazie per l'importante lezione. Vedo che sei stato gettonatissimo. Perché spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, penso proprio di sì, ti ringraziamo. Grazie a voi. E vi diamo appuntamento alla prossima Lectio Magistralis. A presto. Grazie.